Buongiorno, un bello schermo nero, perché per l'ennesima volta desidero darvi delle informazioni su il preziosissimo indice alfabetico. Sull'indice alfabetico, a cui accedete attraverso il sito web www.tinelli.eu, come su tutte le pagine c'è il menu dove ci sono tantissime voci per chi è curioso, curiosa di cercare. Cliccando qui da qualsiasi pagina si arriva alla pagina indice alfabetico. Ci sono diverse novità, ma prima di approfondire ricordatevi che è una pagina abbastanza intensa, ci sono più di 3000 voci, di conseguenza è utilissimo usarla con il computer. Il telefonino, lasciatemelo dire, è solo per chi è inetto, per chi non fa ricerche e per chi si limita a ciucciarsi le robe che gli altri inviano. Qui sopra avete tutte le lettere dell'alfabetico. Sono in diretta, non ho voglia di star lì a fare dei video in più, non serve. Cliccando sulle lettere, se io cerco, che so, una lettera con la M, clicco sulla M e finisco sulla M. Poi vedremo delle altre cose e cerco di riassumerle. Innanzitutto desidero dirvi che l'indice alfabetico è una pagina da visitare quasi tutti i giorni, perché vi porto i video consigliati con la data dell'anno in cui sono stati fatti, del primo canale YouTube, del secondo canale YouTube, e poi ci sono i video dalle varie piattaforme Brighton. Vedete che ci sono delle iconcine, dopo andiamo a vedere che cosa significano, ok? Del secondo canale Brighton, il terzo canale Brighton. Ovviamente quelli che troverete qui non sono video che si possono vedere sui canali consigliati. Come vedete, per chi vuole fare una donazione c'è anche PayPal, basta anche il valore di una buona tazza di caffè, e poi c'è il link per arrivare al canale Telegram 104 Plus. Una novità è che non è finito, ma c'è anche l'indice alfabetico Canal Plus, dove si possono scaricare documenti, dove si possono vedere i post. Arriva solo, è sperimentale, è solo fino al fine novembre 2023. Bene, a questo punto abbiamo la leggenda delle icone. Quando trovate questo simbolo vuol dire che si può scaricare il documento. Dove vedete quest'altra icona significa che è una playlist. Video novità, probabilmente l'ultimo video pubblicato, che è stato pubblicato pochi minuti fa, La malattia X, ok? Poi ci sono video che non possono essere pubblicati sui canali di regime, non ci sono tutti. Se qualcuno ama vedere la mia faccia, che piaccia o non piaccia, quando c'è questa icona significa che ci sono io. Video consigliati, video esclusivi di Canal 104 Plus sono quelli che da quest'anno non saranno pubblicati sulle piattaforme di YouTube. Video di Luca, Canal 104 Plus, sono video di cui ha composto il testo oppure che ha fatto lui per dare delle spiegazioni, ok? A questo punto andiamo avanti e trovate tutte le icone. Per chi ancora non l'ha capito, su tutte queste pagine è alquanto difficile trovare immediatamente il titolo. Perché? Perché il titolo magari ti porta semplicemente alla tematica di quell'argomento, mentre il titolo inizia con un'altra parola. Allora, se mi viene in mente, che so, qualsiasi cosa che mi venga in mente, vestibolare, mi viene in mente vestibolare, perché c'è un video che parla della cosa vestibolare. Rammento a tutti, CTRL o Command F insieme aprono una tendina. Mi sono fermato e ho ripreso, ho dovuto spostare in alto la schermata del video perché non si riesce a vedere quello che interessa. Allora, ripeto, cliccando insieme i tasti CTRL più F o Command più F si apre una tendina qui sopra. Se io ipoteticamente cerco, dicevo, la parola vestibolare, se digito la parola vestibolare, vedete che mi porta immediatamente alle voci apparato vestibolare. Questo perché effettivamente le parole possono essere in mezzo al testo. L'importante è che vi ricordiate una di quelle parole. È chiaro che se registrate terra piatta trovate ben 192 parole. Potete scorrere in alto o in basso e scorrere. Magari la parola terra piatta non è l'ideale, ma se io digito malattia X mi porta immediatamente, c'è nel video sopra all'inizio, ok? Questo è per aiutarvi ad arrivare velocemente lì. È chiaro che posso arrivare anche semplicemente andando sulla M e
comincio a trovare le parole con la M. Se digito la D, posso trovare le parole con la D, ok? Penso di essermi spiegato bene. Usate l'indice alfabetico e soprattutto per tante cose che non vedrete su questo canale, approfittate di andare a vedere Canal 104 Plus, semplicemente cliccando qui.